buonasera, benvenuti a Un Tè con Rosanna su Mitico Channel. Stasera siamo ospiti della libreria Bookstore Mondadori di Foggia, in sita in via Brindisi. Stasera sono particolarmente felice perché il tè lo gustiamo con una autrice di grande talento italiana, Federica Bosco. Buonasera Federica. Ciao Rosanna, buonasera. Grazie per essere qui con noi. Grazie a te. Allora, Federica è conosciuta da tutti, come dicevo è un'attrice affermata di talento e amata sia in Italia che all'estero. Un'attrice. Tac, seconda. Tagliamo, andiamo. E ha venduto 1 milione di copie. Federica, hai cominciato a scrivere nel 2005 e da allora non ti sei più fermata. Quanti libri hai pubblicato? Allora, ho pubblicato 18 libri. 18 libri? Sì, sto scrivendo il 19esimo. Benissimo, quindi abbiamo già un'anticipazione. Un po' di cose, sì. Quindi sono una che lavora tanto. Più di un libro all'anno. Sì, circa 2 libri l'anno. Certo. Cosa ti muove a scrivere? Quanto hai da comunicare a noi lettori? È un'esigenza. È qualcosa che hai dentro che è fra l'altro molto rapida. Cioè io non è che anche perché non potrei avere questa produzione qui. Non è che sto lì sdraiata sul divano a pensare, aspettare che l'idea arrivi. Forse nell'Ottocento ce lo potevamo permettere, nel 2018 no. Devi essere abbastanza sul pezzo, no? Io sono una che si occupa molto di sentimenti, ma anche molto di psicologia, di sensibilità, no? Quindi per me questa è tutta linfa vitale. L'idea della storia alla fine è un pretesto per dire quello che ho da dire. Benissimo. Quindi insomma ho sempre abbastanza materiale, poi vabbè ho anche amiche e amici che fanno una vita e che quindi sono spunti da cui attingere. Allora, il tuo primo libro è Mi piaci da morire. Sì. In 2 anni ha avuto 18 ristampe. Ero piccolina. Eri piccolina, sei arrivata seconda al premio Bancarella con SOS Amore. Sì. Che cosa si prova ad essere così amata, ad avere così tanto successo? No, è una responsabilità pazzesca, che perché io sono di base sono una timida, se no avrei fatto veramente l'attrice, avrei fatto un altro lavoro. Per cui io, mi stupisce sempre tanto riuscire insomma a trasmettere qualcosa che evidentemente gli altri provano nella stessa maniera. Quindi certo. Quando c'è questa empatia, come fossimo una grande famiglia, cioè ti dicono, mi sembra di conoscerti, ti raccontano la loro storia e ti sembra di conoscere loro. E poi il fatto del social aiuta tanto, perché c'è veramente caduta la barriera, ti contattano subito se hanno voglia di sentirti, che è una cosa che ti dà un'immediata risposta se quello che stai facendo lo stai facendo nella maniera giusta. Allora, poi hai scritto la trilogia dell'Angelo. La trilogia dell'Angelo. E che è stato altro grande successo. Devo dire di sì. E qual è il tuo rapporto con gli angeli, quindi, per aver scritto 3 romanzi? Sì, sì, quella era una storia molto complessa, molto intensa, di questa ragazza che studiava danza a Londra e poi perdeva il suo compagno, che lei sentiva. Non si sa se fosse un angelo, ma lei comunque lo avvertiva. Sentiva, che era forse l'idea di non lasciarlo andare, e poi vabbè, altre cose. Quindi un libro che ho amato perdutamente, dove io veramente sono andata da un'altra parte, no? Ho fatto veramente un viaggio oltre. E io ci credo molto a qualche cosa, a qualcuno che ci protegge. Io nella mia vita ho avuto dei momenti in cui sono stata fortemente protetta. Penso fosse il mio amato nonno, non lo so, non ne ho le prove, ma mi piace crederlo. Beh, se lo si sente qualcosa c'è. Io qualcosa sento, ho avuto anche delle esperienze un po' particolari, forse sono coincidenze, non lo so. A me piace credere che invece ci sia qualcuno che ci vuole bene, a prescindere. Meraviglioso. Allora, la maggior parte delle protagoniste dei tuoi romanzi sono donne. Sì. È una scelta consapevole, ponderata o è naturale? Conoscendo bene il soggetto, diciamo che, a parte il fatto che sono le donne che sono le forti lettrici, per cui mi piace proprio occuparmi di noi, ci tengo particolarmente. E ci riesci benissimo, devo dirlo questo. Ci provo ogni volta, ecco, cerco sempre di scrivere storie che un po' coinvolgono me, nel senso che qualche cosa delle storie che scrivo ho conosciuto, anche se non necessariamente la mia storia, ma sono storie in cui tutti ci ritroviamo. Un tradimento, l'essere lasciati, l'amore che non arriva, le famiglie incasinate, il lavoro come va, i colleghi, la difficoltà di questo mondo che infatti è effettivamente difficile, infatti, specialmente per una donna. Sono specchio della società i tuoi romanzi, uno specchio fedele. Sì, specialmente in una maniera molto ironica, perché non è che stai lì, già non sono, magari non stai passando un bel momento, io cerco di
un po' intrattenerti anche. Infatti, praticamente hai già risposto alla successiva domanda, perché non ho letto, si parlava, no, tu non sei niente, è tutta una sorpresa, si parlava in questa domanda del tema centrale dei tuoi romanzi, che oltre a essere quello delle donne è l'amore, sì. E io avrei voluto sapere tanto, come fai a esprimere così bene il sentimento dell'amore nelle sue sfaccettature? Non nella conoscendolo, sua... sembra... Ma non lo so questo, no, presumo che tu lo conosca bene. No, è che credo che io parto sempre molto da come sento io le cose, o come immagino che ho una grande empatia. Questo è un po' il dono che ho avuto, questo, non tanto la tecnica la si impara, ci sono delle cose che ce l'hai o non ce l'hai, puoi anche essere un bravo scrittore ma non comunicare niente. Oppure magari non sei super tecnico, io non sono super tecnica, lo so, però sui dialoghi e sull'empatia non mi batte nessuno. Me ne sono accorta. E parto sempre da qualcosa che possa avermi fatto quantomeno pensare, e mi metto nei panni lì molto facilmente. E questo mi aiuta ad andare a sviscerare situazioni che, ripeto, anche se non le ho vissute, io le vivrei in quel modo lì. Benissimo. E quindi ti rivedi in quella cosa là. Ma sei tu che scegli il personaggio o ti scelgono loro? Credo mi scelgano loro. Io bene o male le abbozzo, poi loro... Poi vengono da soli. Vanno vita propria. Federica, tu sei stata definita autrice di letteratura chick lit o di letteratura young adult o anche giovane. New adult. Ma una roba ma italiana ti riconosci, non c'è. Ti riconosci nelle etichette? No. Dove ti inseriresti? Io non mi inserisco, io scrivo dei libri di narrativa, basta, neanche femminile, perché non ci sono etichette di maschile. Infatti. Per cui scrivo storie. Anche perché i personaggi sono talmente ben definiti, sia uomo che donna. Ma io scrivo storie di vita. Dentro, chiaro che c'è l'amore. L'amore è ovunque, in tutti questi libri dietro a noi, anche nel settore storia e guerra, ci sono storie d'amore, perché l'amore è quello che muove è tutto, la vita. No? Però devono sempre dirci, ah, lei scrive roba d'amore, perché così diamo un'etichetta. Io non mi ci rivedo, non Benissimo. Mi ci sono mai vista. C'è stato un periodo in cui, quando è uscita fuori Bridget Jones, ma ti sto parlando di 15 anni fa, sì. Era veramente un'altra vita, sì. Dove c'era tutto questo fermento Sex and the City, dove le donne cominciavano a scrivere in una maniera ironica, e allora, oh, anche le donne scrivono, dai tempi, no, Jane Austen, eccetera. E per cui ci siamo riaffacciate, ci siamo ritagliate questa fetta che però, ripeto, rosa a me francamente non piace. Sono d'accordo. Vero. E parliamo adesso della tua ultima creatura, il tuo ultimo romanzo, Ci vediamo un giorno di questi. E anche con questo romanzo hai confermato la tua maestria, la profondità nell'analizzare la vita, gli esseri umani, senza per questo risultare mai noiosa, anzi con una leggerezza che spinge a vivere chi legge, anche vivere i grandi dolori, con la tua prosa che è ironica, vitale, giovane e accattivante. Da dove è nato lo spunto per questa nuova storia? Allora, questa è una storia che per me è stata importantissima, poi il fatto che ho un nuovo editore e io sono anche più grande, non ho più 30 anni, ne ho diversi di più, e con me la scrittura poi è cambiata, cioè la voce è cambiata. Avevo voglia di scrivere una storia che parlasse di un'amicizia fra donne forte, ma non la classica amicizia fra donne, l'abbiamo sentita 100.000, di due donne completamente diverse, che si sostengono, senza sapere che si sostengono, una molto precisina, la voce narrante che è Ludovica, un taglierino, non anticipare eccetera. Nulla. No, un minimo devo dire, se no non si sa di che si parla. Perché adesso ne parleremo meglio. Sì, vabbè, questa è pagina 1, sì. Quindi si può fare. Si sono conosciute appunto a scuola, l'altra è una scatenata matta che la vita se la mangia a bocconi. Io personalmente avrei voluto essere quell'altra, invece sono stata sempre quella un pochino dietro le Ludovica. Quinte, sempre Ludovica, ti senti mai più invitata Ludovica. Alle feste, eccetera, eccetera. Da questo incontro poi succedono 8.000 milioni di cose, perché allora lì si parla di cos'è la maternità, maternità avute e mancate, effettivamente la malattia, incontri completamente sbagliati, uomini che ti stalkerano e non te la so, ci sono un sacco di temi. In tutto questo c'è anche molta ironia. Molta. Vero? Molta. Confermi? Confermo. Bene, allora dicevi che stai scrivendo il tuo nuovo romanzo. Allora, ci puoi anticipare qualcosa? Non ti anticipo perché si tratta dell'anno prossimo, ma a maggio esce il mio nuovo manuale. Ah, benissimo. Allora parliamo di questo manuale. No, parliamo di questo. Il manuale parliamo la prossima volta quando mi inviti, perché questa è una cosa ancora speciale. Ma io ti invito ben volentieri, perché devi sapere che sono una tua
lettrice fedele, per cui ci facciamo il cuoricino, per cui ti ringrazio di averci concesso questa intervista. È stato un gran piacere. E ti auguro ad maiora sempre. Ok. Grazie agli amici di Mitico Channel, ci vedremo per un tè con Rosanna la prossima volta e ringraziamo con grande affetto, lo posso dire, grazie, la nostra autrice Federica Bosco dalla libreria Mondadori di Via Brindisi di Foggia. È tutto, arrivederci alla prossima puntata.